CTO di Garbatella, una struttura importante, centrale, eppure decine di lavoratori senza stipendio. Il sistema degli appalti non funziona più. Forse non ha mai funzionato, possiamo denunciare e dire, noi lo diciamo ormai da anni come USB. E qui la situazione è questa, si tratta dei lavoratori del servizio di pulizia e sanificazione che sono in una condizione drammatica, sono dipendenti della ditta Maga che di fatto non sta pagando gli stipendi da diversi mesi o li paga a singhiozzo a piccole tranche e, cosa ancora più grave, ha aperto delle procedure di licenziamento che riguarderanno lavoratori e lavoratrici. Abbiamo fatto una serie di passaggi anche istituzionali, prefettura, commissario straordinario dell'azienda Roma 2, ma purtroppo la situazione non è rientrata, quindi la situazione è abbastanza complessa anche perché questa ditta ha vinto un appalto regionale, una gara d'appalto regionale centralizzata, per cui è una ditta che è operativa in moltissime strutture sanitarie della regione Lazio. Gare al massimo ribasso, un costo maggiore costo finale maggiore sul cittadino, e soprattutto stipendi che non arrivano, questi sono saliti sul tetto, insomma, e nonostante il maltempo che ha colpito Roma sono determinati. Gare al ribasso assolutamente, diciamo che si sta risparmiando appunto sui salari, sugli stipendi dei lavoratori, ma si sta risparmiando, cosa altrettanto grave, anche su una serie di dispositivi, per esempio i lavoratori non hanno divise oppure devono portare le divise, sì, pure i prodotti per la sanificazione non sono sempre garantiti o vengono anche quelli dati come gli stipendi a singhiozzo e per cui molto spesso noi in questo momento ci troviamo in una situazione di emergenza anche sanitaria, perché chiaramente i presidi e gli ospedali sono più sporchi, oggettivamente più sporchi. La gente purtroppo fa finta di non capire, di non voler capire, che non gli interessa, ma poi ecco, la situazione comunque è di una gravità allucinante. Io lavoro, ormai sono quasi 10 anni che lavoro dentro un ospedale, sono dei più giovani, quindi uno degli ultimi arrivati rispetto ai colleghi, ma già so benissimo che bene o male per Roma, almeno che non c'hai i soldi per andare a una clinica privata, qualsiasi ospedale in cui metti piede te pian corpo. Il personale sempre sotto organico, i problemi poi arrivano anche, ecco, non ci pagano ma tante volte non ci stanno i prodotti, arrivano centellinati, le divise, i guanti per lavorare che il più delle volte magari ci tocca prenderli nei reparti a costo magari da discutere con il personale, capita di rado, però è capitato pure questo, quindi al di là del fatto che te vanno manna a casa, non te vanno pagare lo stipendio e il lavoro fatto, pretendono pure che vengano espletati i servizi, non si sa come, perché ecco, te mettono anche in condizione da lavorare male. Poi ecco, questa è comunque una situazione particolare, la sanità non so gli uffici, che ne so, di una banca o della RAI, ci stanno delle cose, dei servizi minimi essenziali che vanno garantiti, che non si può qua accannare l'ospedale in balia degli eventi e non fa più niente. E quindi noi stiamo in mezzo a una morsa che è tra la committente, le ASL e la ditta, so giochi tra di loro e ci stiamo in mezzo noi, ci rimettiamo noi e la cittadinanza tutta.